In attesa dei dati sulla stagione 2023, ciò che emerge dal dossier dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato i dati Istat e quelli della Banca d'Italia nel 2022, è che il sistema turistico lo scorso anno ha registrato in totale oltre 15 milioni di presenze, di cui oltre 6 milioni nella sola provincia di Sassari-Gallura, con Arzachena al top con 1 milione e 157.000 presenze. Gli stranieri nell'isola lo scorso anno sono stati 6 milioni, portando nelle casse dell'economia sarda oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. Dobbiamo puntare quindi anche su questa fetta di turismo sempre di più nel nostro futuro, promuovendo all'estero le nostre bellezze e promuovendo anche quella qualità di vita della nostra isola. Ma certo questo non potrà essere fatto se non si cercherà di superare il gap dei vari servizi e i trasporti interni ed esterni. Nell'analisi dell'associazione artigiana è emerso inoltre come anche lo scorso anno il sistema turistico della Sardegna fosse nella top 5 delle destinazioni regionali. Per Maria Amelia Lai il turismo straniero consente di avere presenze nell'isola tutto l'anno. Questi flussi di stranieri che amano la Sardegna, ma non soltanto il suo mare, vogliono cultura, vogliono quella conoscenza del territorio e della nostra enogastronomia. Per cui sarà necessario innovare digitalizzando e investendo sull'evoluzione delle nostre strutture, che ci permetterà di avere un alto livello di turismo, ma spalmato su tutto l'anno. Sulla promozione dell'isola, la presidente dell'associazione artigiana lo dice chiaramente: basta slogan. È tempo di dire basta agli slogan e alle varie promesse. Servono politiche concrete per il nostro territorio e per la nostra economia, senza inutili personalismi deleteri per questo sviluppo che deve essere vero e duraturo e che aspettiamo ormai veramente da troppo tempo.